Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Androlink 91 in questo nuovo episodio per i reclutamenti di Nazome Eleven Go Galaxy. Oggi un altro giocatore che mi state chiedendo da davvero tanto tempo e che ho rimandato senza un motivo particolare, ovvero Saru Ivan. Allora che cosa ne dite? Vi è piaciuta la sorpresa? Conosciuto anche con il nome di Simeon Aip. Prima di cominciare però vi devo dire che ci sono ben tre forme di Saru sul Galaxy. E che due di queste, ovvero la forma Miximax e la forma con gli occhialini, possono essere prese, le Amico Card, solo dalla macchina gacha di Sandorias, il pianeta sabbioso. E ovviamente la gacha è sbloccabile solo dopo aver completato il gioco, quindi prima completate il gioco e poi magari andate appunto a slottare le sue Amico Card. Oppure la forma normale, se giocate a Supernova, la potete prendere prima di partire per il Gran Celesta Galaxy, per il torneo mondiale. Ed è una cosa che si può fare anche con altri tanti giocatori. E su Big Bang invece abbiamo ancora altri giocatori da poter prendere invece che quelli che troviamo su Supernova. Poi magari potete anche scambiarveli se avete qualcuno che ha la versione opposta alla vostra, eccetera, eccetera. Ma cominciamo dalla forma normale, poi faremo la Miximax e poi la forma con gli occhialini. Andiamo a vedere come fare. Il primo che andremo a vedere è Saru forma normale, però a differenza degli altri due, lui deve essere reclutato da una community master. E la community master per questo Saru è quella di Feida a Palazzo Reale di Falamorbias. L'unico problema di Saru è che per poterlo reclutare nella forma normale, ovviamente, bisogna avere già reclutato altri 10 giocatori da quella stessa community. E non ho pronto quel video fino almeno alla settimana prossima, quindi dovrete pazientare un pochino se non avete mai reclutato nessuno da questa stessa community. Il primo oggetto è Fusione di Luce e Oscurità che si prende battendo Ombra Ancestrale nel torneo di Celia. Come si apre il percorso di sinistra del torneo di Celia? Celia si trova fuori dallo stadio del Cammino Imperiale. Parlate con lei e per aprire il percorso di sinistra bisogna prima battere tutte le sue altre squadre. Una volta che arrivate alla squadra finale della fila di sotto, vi darà un pass per accedere alla fila destra. Battete l'ultima squadra della fila destra e potrete accedere alla fila di sinistra, battendo così anche l'ombra ancestrale e magari provare a prendere fusione di luce e oscurità. Il secondo oggetto che ci serve è Ampolla Preziosa. Si può prendere dalla squadra Gear che si trova negli amichevoli del professor Cryptix. Anche qui, per cercare di combattere contro la squadra Gear, bisogna prima vincere tutte quante le altre partite che ha il professor Cryptix, perché la fila che si apre a destra sarà l'ultima che si può affrontare. Prima bisogna sconfiggere tutte quante le altre e ricevere i ticket per aprire le altre varie file, tranne quella che è già aperta. Abbiamo bisogno anche di una foto che è la foto della statua delle dee del calcio. Si prende appena si esce dalla stazione di Nazuma City. Abbiamo poi bisogno anche della foto del mappamondo che si prende nel Galaxy Express in questa cabina. Passiamo quindi alla forma Miximax di Saru. Ci servono quattro argomenti per lui, vediamo quali sono. Abbiamo bisogno di animale preferito che si prende fuori dagli appartamenti Windsor lì vicino. Abbiamo bisogno di Natura Magnifica che si prende sulla foresta di Latonic. Stessa cosa anche per il topic Caccia, sempre sulla Tonic. Inoltre, a Gardon, il pianeta lavico, abbiamo bisogno dell'argomento rivoltoso, che si prende alla stazione. E anche la forma Miximax di Saru è presa. Molto semplice.
Passiamo ora alla forma con gli occhialini. La forma con gli occhialini è molto particolare perché ci richiede tre requisiti che abbiamo già preso per gli altri. Vediamo quali sono. Abbiamo bisogno di fusione di luce e oscurità, che appunto, vi ripeto, si prende dal percorso di Celia, che si trova allo stadio del Cammino Imperiale. Battendo prima tutte quante le altre squadre, potrete accedere alla squadra Ombra Ancestrale, che si trova nella fila di sinistra, e battendola potreste ricevere fusione di luce e oscurità. Abbiamo poi bisogno di Ampolla Preziosa, che si prende dalla squadra Gear nel percorso di destra del Professor Cryptix, e il percorso di destra si apre battendo prima tutte quante le altre squadre che il Professor Cryptix ha disponibili. Battendo poi anche Gear potreste ricevere Ampolla Preziosa. Abbiamo poi bisogno dell'argomento Caccia, che abbiamo visto anche per la forma Miximax di Saru, si trova sulla Tonic. L'ultimo requisito per Saru con gli occhialini è Hovering Rally Silver Medal, ovvero la medaglia d'argento nel rally con l'overboard. Il rally con l'overboard è un allenamento per la stanza nera, per la Black Room. Si prende questo allenamento nel deserto di Sandorias, dentro i vortici di sabbia. Basterà che andate con l'overboard la prima volta o anche dopo, non importa quando, andate con l'overboard nel deserto, passate sopra i vortici di sabbia, verrete appunto attirati all'interno, ma non verrete risucchiati, fino a che non ne trovate uno che fa comparire una stella sopra la testa del personaggio. A quel punto basterà premere A e avrete trovato l'allenamento per la Black Room. Ora non ricordo quale sia il vortice di sabbia, provateli tutti fino a che non trovate quello giusto. Poi, una volta che andrete a fare questo record, questo requisito, dovete raggiungere 40.000 punti. Raggiungendo 40.000 punti riceverete la medaglia d'argento che vi permetterà di reclutare Saru con gli occhialini. Ed ecco fatto, questo è come prendere Saru in tutte le sue forme. Devo ammettere che questi reclutamenti di Saru sono molto più facili di quello che pensavo e molto più semplici di altri che abbiamo visto già sul canale. Alcuni giocatori hanno dei requisiti improponibili, mentre lui, insomma, è un giocatore molto forte, davvero molto forte. Non ai livelli di Hakuryu, però, insomma, anche lui si difende bene e sarebbe una bella aggiunta per tutte quante le squadre di Inazuma Eleven. Ovviamente la forma normale, la forma Miximax e la forma con gli occhialini hanno tutte quante statistiche differenti. Chi ha una statistica più alta, chi ne ha una più bassa. La forma Goggle sembrerebbe quella più bilanciata, anche se però la forma Miximax vi permette dribbling più forti e tiri molto più potenti. Insomma, poi vedete voi quella che magari, quella con cui vi trovate meglio, però comunque sia Saru è una garanzia in ogni caso. Va bene Cuggia, anche per questo reclutamento è tutto, sto riuscendo a farne una settimana, non credo che durerà molto questo, però insomma finché dura è bello. E io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, vi ricordo ovviamente in descrizione che c'è il link per Instagram e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video, bye bye!